È appena caduta una nocciolina. Credo. Una di queste. No, è una castagna. È caduta una castagna. Ed è fichissimo, perché io quest'anno non ho ancora mangiato castagne. Potrei farla mia. Ci ho provato, ma mia sorella mi ha portato a casa delle castagnole piccolissime e non sono riuscito a mangiarle, facevano veramente schifo, non le ho cucinate bene. Bene, è un bel po' che io non vi parlo, che non faccio vlog e mi dispiace di avervi lasciato un po' indietro, non so se mi seguivate o no, comunque per chi mi seguiva sono passati sti mesi, in effetti. Ma ho provato a fare dei vlog, ma alla fine tra un corri e l'altro non sono riuscito a montarli. E beh, vorrei oggi parlarvi di alcune cose, del tipo 1, che i telefoni possono far male. Sì, perché proprio ieri ho scoperto che c'è stato il lancio del telefono e metti che uno passa da quelle parti, pum, prendi questo tonk e quello lì si fa male. Quindi anche un telefono, diciamo, se di quello di vecchio tipo un 3330, un 3310, si è lanciato e si è beccata la persona nel punto sbagliato, diciamo che si può far molto male. Invece oggi è il Bayram, che sarebbe praticamente per i musulmani, è tipo la nostra Pasqua. C'è il piccolo e il grande Bayram, me l'ha detto un mio amico in Turchia. Cioè, lui mi ha detto solo Bayram, poi io ho cercato un attimino, ho visto che c'è il piccolo e il grande. Allora, in pratica c'è il Ramadan, che dura circa un mese. Poi, finito il Ramadan, c'è il Bayram, tramite il quale sono 3 giorni di festeggiamenti, da quello che ho capito, che sono subito dopo il Ramadan, che praticamente non possono né mangiare né bere per tutto il giorno tranne alla sera. E invece nel Bayram si festeggia perché finalmente si può di nuovo mangiare e bere, e quindi festa super grande. Mentre il grande Bayram avviene, mi sembra, 70 giorni dopo, non vorrei sbagliarmi, ma circa 70 giorni dopo il piccolo Bayram. Quindi dura 4 giorni ed è un super festeggiamento, è una specie di Pasqua in cui non so bene come funzioni, comunque è festa. Quindi oggi è festa. Che cavolo succede? Qui suonano tutti. Poi ho scoperto una cosa molto interessante. Ero dal dentista e ho messo in pratica una tecnica che mi ha insegnato una mia amica. Praticamente quando tu schiacci un pollice, tu non senti più il male ai denti, cioè non è che lo senti, lo allevi molto. Quindi se tu, che ne so, io ho passato un ascesso bruttissimo e qui facevo un male pazzesco, io mi schiacciavo il dito, il pollice, la punta, e passava. Poi lasciavo il pollice e faceva il nuovo male. Quindi o mi schiacciavo il pollice tutto il giorno o mi accontentavo di piccoli momenti di, diciamo, alleviazione di dolore, di relax, che sono momenti molto molto rari quando hai un ascesso. Devi schiacciare un dito, un pollice alla volta, non tutte e due insieme, e perché altrimenti non funziona. Anche i pollici dei piedi va bene. E quindi ho detto a un certo punto, mentre ero dal dentista, ma se funziona con l'ascesso, funzionerà anche con l'operazione. Infatti mi ha fatto una, doveva farmi una pulizia, no? E faceva malissimo. Allora ho detto, ma proviamo a schiacciarsi il pollice. Cioè mi è venuto un po' inconsciamente, perché dopo tutti i giorni che già me lo schiacciavo normalmente e non ho sentito quasi niente. E quindi provate e poi ditemi se anche a voi funziona, che non è sia solo una cosa mia. Comunque è tipo una cosa che si studia, una specie di pratica, non ho capito come si chiama, comunque è scientifica, cioè funziona, nel senso. Per chi mi segue su Facebook sicuramente avrà visto che ho pubblicato un sacco di foto in cui ci sono io vestito d'abito da sposa. Cioè no, in abito da... scusate, mi sono impallato. In abito da sposo, con anche una ragazza vestita in abito da sposa. No, non mi sono sposato. Quello penso che passerà molto tempo. Non è detto, cioè non lo so, lo scoprirò. Comunque, per ora no, non è ancora il momento. È stata una campagna pubblicitaria in cui ci sono stati degli stilisti e dei make-up artist e degli eye stylist che hanno deciso di pubblicizzarsi attraverso questo evento che abbiamo fatto per le vie di Milano e per la metropolitana. In pratica ci siamo vestiti da sposi strani, quindi io ero uno sposo country con la sposa country, poi c'era altri tipi di sposi di tutti i tipi, Disney, più sul dark, steampunk, fichissimo.
Anzi, erano anche gli sposi scozzesi, tra l'altro, che voi non ve lo aspettereste mai, ma c'era anche uno sposo con il kilt, che era troppo figo. E quindi, no, non mi sono sposato, per chi se lo fosse domandato. Però è stato bellissimo, perché mentre giravamo per le vie, è stato come se mi fossi sposato veramente. Perché, beh, io ero molto nella parte, perché è stato fichissimo. E dopo c'era la gente in giro che diceva viva gli sposi, viva gli sposi! E poi applaudivano tutti, fichissimo. E, però la mia sposa non mi voleva molto bene, perché ogni tanto mi abbandonava, del tipo che non sono riuscito a passare per i cosi della metro di Milano, che siamo... Cioè, per uscire dalla metro sono rimasto bloccato dentro, poi un'altra volta... E infatti poi non è durata molto, è finita dopo un giorno, mi hanno divorziato. È stato bello, però non ha funzionato. Per chi fosse interessato a foto video, perché non li ha ancora visti, magari perché non è mio amico su Facebook, oppure è follower, oppure non è stato a Milano e quindi non ci ha visto in giro, potete trovarci cercando o con l'hashtag strani sposi, quindi asterisco strani sposi su Facebook, oppure ancora cercando tra le mie foto dove sono taggato. Abbiamo anche fatto un video, perché c'erano anche dei videomaker che si promuovevano, anche dei fotografi, infatti cioè, è tutta una cosa fichissima, tipo grandissima. E comunque trovate il video cercando Revolver Video su Google, e sulla loro pagina web dovrebbe esserci il video, mi sembra. Se non c'è, comunque non l'ho controllato, ma penso ci sia, potete andare sulla loro pagina Facebook Revolver Video e troverete questo video fichissimo in cui ci sono anch'io che ballo, quindi guardate. E poi c'è, beh, tutto quanto l'evento, c'è anche il pre, quindi la preparazione, c'è anche il backstage e c'è anche la scena. Oh, dal metà che corre. Ho poi una news, perché ho deciso di non utilizzare più molto la pagina Facebook e ho deciso di metterla proprio, di utilizzare proprio il profilo di Facebook, quello già che ho creato come utente, cioè Francesco Yoshi Gobbo, come qui su YouTube. E tramite questo profilo, anziché fare mi piace e quindi segui la pagina, funziona in modo diverso. Ho scoperto una funzione, cioè l'ho già scoperta, sarà già un annetto, però non l'ho mai utilizzata seriamente. E se tu, anziché fare aggiungi come amico, fai segui, cioè o segui, io sono in inglese, e it's follow, oppure sarà iscriviti, tipo su YouTube, non lo so come sia messo in italiano, penso che sia segui, cioè aggiungi come amico e segui, voi cliccate segui e potete seguirmi, quindi io tutte le cose che metto pubbliche potete vederle, perché la pagina non riesco a seguirla tanto, è dopo un doppione e non ci sono le cose che ci sono sul profilo, tipo queste foto qui del evento di Milano non ci sono lì. E quindi vi invito, se volete seguirmi, a anziché il mi piace sulla pagina, e fare follow o segui. A questo punto vi saluto, se volete farvi un giro con me per Torino, adesso faccio anche due riprese qui, vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!